ジャポネーゼ、チームのパッセンジョー、エリコッテロー、屋台、そのレバンケレレ、ドベベノのイチビ、ペルストラダ。Di solito sono in Maria pedonale e vengono montati alla sera. Sai che denryoku juka toka e fino alla quasi mattina presto. Quindi se uscite dalla discoteca potete andare a mangiare là. Queste banchette mobili per cibo esistono in Giappone da prima di XVII secolo, ma sono diventati popolari soprattutto nel periodo di Meiji. Meiji è dal 1868 fino al 1912. I più tipici erano nel passato carrelli di legno con le ruote, spinti a mano. Nella seconda guerra mondiale erano popolarissimi perché il cibo che costava poco. Ma nel 1964, siccome stavano organizzando le Olimpiadi, il governo di Tokyo è diventato molto severo. Severissimo! Hanno fatto chiudere molti di questi bancherelli per paura di poca igiene e malattie. Oggi ne trovate a Tokyo, ma le zone più tipiche sono probabilmente Osaka e Fukuoka. Fukuoka, dove vicino a casa mia ho vissuto anch'io. Spero che non facciano la stessa cosa per le Olimpiadi del 2020. Adesso vi do qualche consiglio su quale cibo di strada in Giappone bisogna mangiare. Takoyaki! Takoyaki vuol dire letteralmente poi grigliato. Takoyaki sconta tantissimo dentro! Caldo! E anche se da fuori sembra che si può mangiare, ma dentro è caldissimo, quindi state attenti. Attenzione! Dentro è fatto da farina e acqua, e zenzero e un po' di verdure e un po' di anche tempura, tenkasu. Come, però l'ingrediente principale è polipo, pezzettino di polipo. Quindi dentro pallina c'è polipo. E sopra queste palline mettiamo anche porro e scaglie di pesce, polipo, se volete anche maionese, salsa di takoyaki. È molto buono ed è tipico di Osaka. Però potete trovare takoyaki in tutto il Giappone. Takoyaki è alla forma di pallina. Ok! Cucinato sulla piastra apposta per takoyaki e costa poco! Takoyaki si prepara con la piastra apposta per fare piastra, quindi con la forma di già stampato tante palline. Poi con come ago grande e giro. E faccio l'altra parte a cuocere, però molto difficile. Allora, professionista, è molto veloce e poi pallina perfetta! Ed è molto buona! Ah, se avete tempo, iscrivetevi al mio canale e fate like! Curry pan è praticamente pane con dentro curry! È perfetto per uno spuntino. Un altro molto richiesto è crocche. Crocche. Anche crocche io mangiavo spesso per strada con i miei amici. Crocche è praticamente purè di patate con macinato di carne saltato sulla padella con cipolla e mescolo insieme. Poi faccio la forma come polpetta. Polpetta. E poi farina e uova e poi alla fine pan grattato e così metto nell'olio per fritte fritto. Croccante. Croque, la parola croque deriva dalla francese per
friggere, yaki tomorokoshi, cioè tomorokoshi vuol dire mais. E spesso gli stranieri sono sorpresi perché i giapponesi mettiamo spesso mais ovunque, tipo nel panino, sulla insalata, nella pizza. Quindi l'intera pannocchia, pannocchia. Prima uno intera e viene bollito e poi dopo viene grigliato. Si mette sopra miso o salsa di soia, tipico è di Hokkaido e ha un po' gusto affumicato. Però comunque lo trovate tutto in Giappone. A me non piace yaki tomorokoshi perché comunque è salato, ma comunque mais è per me dolce, quindi non mi piace. Potete trovare molti venditori di mais, specialmente nei festival. Sakara no shioyaki è molto semplice ma molto gustoso. Di solito si fa con lo sgombro, pesce, saba, e viene marinato e poi salato. Tottemo oishiyo! E quindi saba shioyaki spesso c'è nei festival. E poi c'è anche dokonomiyaki. Avete forse già sentito questo nome? Dokonomiyaki! A volte viene chiamato come pizza o pancake giapponese. Dokonomiyaki per comprare per strada è già pronto. Però se andate nel ristorante potete cucinare voi. È cotto sulla piastra, è divertente. Gli ingredienti sono farina, uova, cavolo cinese e sopra potete mettere scaglie di pesce e salsa per okonomiyaki e poi chi vuole anche maionese. Okonomiyaki c'è in stile di Kansai. Mescolate tutti gli ingredienti insieme nella ciotola e poi versate sulla piastra calda. Oppure c'è anche nello stile di Hiroshima. Quindi okonomiyaki di Kansai e quello di Hiroshima sono un po' diversi. La pasta e gli ingredienti sono cucinati separatamente e poi viene servito in cima a yakisoba. Dopo vi spiego cos'è yakisoba. Salsa di okonomiyaki è buona ma un po' stomaca. Senbei sono praticamente cracker di riso. Ma senbei, ci sono tantissimi tipi di senbei, sottile o più spesso o a forma di rotonda o quadrato o a volte così grande, sottile, mangia così. E ci sono tantissimi tipi e 100 misure diverse e 100 forme diverse. A Tokyo ci sono i senbei molto croccanti e densi a causa di tipo di riso usato. A Kyoto invece sono fatti con mochigome, per cui sono più leggeri. La maggior parte dei senbei sono salati, ma ci sono 100 gusti diversi. Il gusto di salsa di soia e oppure salato con sale. Ma esiste anche un po' tipo più dolce. Ciao! C'è un altro video in cui parlo di street food dolce! Ecco qui, andate a guardarlo! Yakisoba è fatto con gli spaghetti, un po' come quelli di ramen. Sono soffritti con pezzettini di maiale e tante verdure come carote, cavolo, cipolle e cavolo. E anche qua sopra mettiamo scaglie di pesce, alghe, zenzero rosso. Yonda? Onmono? Probabilmente questo piatto deriva da chow mein, piatto cinese. Su yakisoba si mette una salsa speciale che dà un gusto abbastanza speziato. Yakisoba per pranzo è ottimo! Nikuman, il mio street food preferito è Nikuman. Nikuman è praticamente come pane al vapore dentro con macinato di carne e verdure. Imuraya no Nikuman Anban! Tutto
molto molto salato, gustoso. Il cibo degli studenti, perché sono economici, potete trovare nei convenience store. 枝物のようにむさぼり食うわけですね。え、何？あ、soprattutto in inverno. E caldo, 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 scotta, scotta, scotta. E noi mangiamo spesso, magari tornando dalla scuola, ci fermiamo ai convini e li mangiamo per strada. È molto buono. Buono, ma costa poco. E anche questo viene dalla Cina. Se andate in Giappone in estate, ne troverete tantissimi, ma anche in inverno. Basta che andate in convini, c'è onigiri, karaage, pollo fritto e questo nikuman. In Italia avete un sacco di street food buono. Quale street food mi consigliate in Italia? Quando viaggiate, provate a assaggiare un po' di tutto! Non fate gli schizzinosi! Negli ultimi 20-30 anni sono arrivati anche fast food stranieri dall'estero, come hot dog, pizza, hamburger e poi ovviamente anche ice cream, gelato. E molto più di recente c'è anche kebab. A Tokyo ce ne sono tanti kebab. Col cibo di strada, street food si mangia con le mani, ma non tutto. Street food è un cibo a volte ideale per turisti, perché non perdete troppo tempo e poi non è così difficile ordinare, anche se non sapete parlare giapponese. In realtà in Giappone è molto maleducato mangiare per strada. Però questo cibo, che questi cibi che vi ho elencato, si può mangiare perché sono apposta per mangiare strada. Però non portateli in metropolitana, in autobus, mangiateli fuori, per strada. E una specie di street food è obento. Obento, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Anche un ramen è un cibo di strada, perché spesso ci sono baracchette per strada fuori e voi vi siedete sullo sgabello e lo mangiate. Sono i più buoni ramen forse, ma i più sporchi. Ci vediamo alla prossima puntata. Arigatou gozaimasu. Hai, matane, 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 matane. Bye bye, bye bye.